Allora ci siamo, proviamo a fare questo secondo tentativo. Attendiamo Carla, che è, come dicevo prima, una ragazza del nostro liceo che è uscita l'anno scorso, si è diplomata l'anno scorso, ma che continua ad aiutarci nella gestione del giornale, diciamo. Eccola qui, vediamo se questa volta incrociamo le dita, incrociateli anche voi. La attendiamo. Niente, Instagram oggi ci dà solo Non la le faccio. Okay. cose. Non ce la faremo. Ce la faremo. Vabbè, facciamo così, dai. Va bene, allora vai, tu parla. Cioè, presentati. Chi sei? Quanti anni hai? Cosa fai nella vita? Allora, vabbè, diciamo che già la prima introduzione me l'hai fatta, no? E quindi, appunto, io sono un ex. Vabbè, del giornale mi sento ancora parte, sinceramente. Non vi ho mai abbandonati del tutto. Hai fatto bene. Sì, è comunque una parte importante. Mentre per quanto riguarda la scuola, ormai è finita per me questo percorso e ne ho intrapreso uno nuovo che ora faccio lettere, paradossalmente. Molti mi dicono come mai lettere dal liceo scientifico. È Ma quello ne che cerco. parleremo nel dettaglio comunque Quello che questa cerco comunque mattina. di. Non anticipo niente? No, tu vai, tranquilla. Ok. No, quello comunque cerco di far capire sempre è in qualche modo che anche comunque il liceo in generale, che sia classico o scientifico, dà in qualche modo una preparazione tale da permetterci di affrontare qualsiasi cosa. Liceo De Giorgi, grande Carla, grazie. E quindi ci permette di affrontare qualsiasi cosa. Io vedo tanta gente, ad esempio, che sceglie anche di fare lingue, fanno psicologia, cose che chiedessi comunque al liceo scientifico, no. Il liceo scientifico ti dà la possibilità di fare tutto, quindi è una cosa molto importante che ho trovato davvero utile, perché comunque a 13-14 anni tu non sai cosa vuoi fare, no? Esattamente dopo, quindi credo che mi abbia dato delle basi generali per poter fare qualsiasi tipo di scelta in futuro. Sì, ma è una cosa che sto riscontrando anche io comunque ora, diciamo, al quinto anno poi te ne rendi conto ancora di più che hai un'infinità di scelte alla fine dopo. Ed è una cosa molto bella, a mio parere, insomma, avere la pluralità, no? Delle scelte che si possono fare, Esatto. A te continuo a caricare il video perché a me esce solo nero. ecco. No, cioè sta caricando. Ok, vabbè, Per comunque. chi è entrato ora, scusateci per questo piccolo inconveniente, è successo anche l'altra volta con Gabriele e Maria Andrea, purtroppo è un bug di Instagram, ma noi non ci fermiamo, insomma, quindi stiamo continuando la nostra diretta anche così, nell'attesa che si sblocchi, ecco. Allora. Quindi, Carla, vai, continua. Allora, dicevo che appunto mi ha dato la possibilità di fare qualsiasi scelta e anzi direi che tornassi indietro, vabbè, senza dubbio riscegliere lettere, ma senza dubbio riscegliere il De Giorgi, perché comunque mi ha permesso nello stesso tempo di elaborare un giusto metodo di studio per poter appunto affrontare l'università. Sono ancora all'inizio, non posso dire nel migliore dei modi, però comunque il primo approccio è stato tranquillo, non è stato Ecco, traumatico. parliamo un po' di questo. Allora, è una scelta particolare. Vabbè, io sono di parte, a me piace tantissimo, è probabilmente quello che farò anch'io, quindi insomma siamo felici per questo. Molto. Sì. Insomma, vai, spiegaci un po' com'è il mondo universitario. Guarda, in realtà io lo pensavo molto diverso. Allora, dal punto di vista dello studio, mi piace il fatto che credo che sia un po' meglio organizzato rispetto alla scuola. Perché comunque tu non studi nello stesso pomeriggio chimica, fisica, matematica, italiano o storia, ma studi una sola materia, quindi questo crea anche meno confusione, no? Giusto, sì. Certo, sicuramente la mole di studio è più ampia, però tu stai studiando solo letteratura italiana, solo latino, solo storia, per un periodo, quindi comunque nella tua testa c'è tutto un filo logico. Quindi questo è un punto a favore che ho trovato della scuola e dell'università, scusami. Però ci sono sicuramente anche dei punti a sfavore. Ad esempio, ti manca comunque il rapporto con gli altri. Sicuramente sì, non c'è più il concetto di classe.
se a scuola comunque eravamo 29 persone che facevano un percorso comune, ora non è più la stessa cosa perché Più c'è, per questione di esempio, sì. colleghi. Esatto, però comunque tu farai amicizia, ti puoi creare il tuo gruppo di 4-5 persone, ma ne puoi conoscere anche 10, ma non sarà mai un vero e proprio gruppo come quello classe, e Giusto. nello stesso tempo non fai un percorso comune tutti insieme. Cioè io ho deciso di fare l'esame il 30 maggio, c'è chi quell'esame l'ha già dato, chi lo darà a luglio, quindi c'è chi sta più avanti o più indietro, quindi non ci sarà mai quel rapporto di poter studiare davvero insieme o di Sì. fare qualcosa davvero tutti insieme. Quindi si è in un certo senso anche interrotto il rapporto di continuità che c'era, cioè questa cosa del far gruppo. Però se vogliamo c'è molta più indipendenza, insomma, anche Sì, lo questo studio sì. individuale forse viene valorizzato un po' di più. Questo sì, poi un'altra cosa che mi piace tanto, che ho notato, è che comunque io sono molto meno agitata per un esame universitario che per un'interrogazione a scuola. Perché Wow. quando tu ti vai a sedere davanti a un professore, lui sa come ti chiami a scuola superiore, no? Sì. A scuola superiore, lui sa anche come ti chiami, sa chi sei, sa che tu la scorsa volta hai avuto quel voto. E invece, no, all'università tu ti siedi, loro il tuo nome glielo devi dire tu, e dopo 2 minuti se lo saranno anche dimenticato perché tu sei semplicemente una matricola e ti giudicano per quello che in quel momento stai dicendo o facendo. Quindi, non lo so, questa Sì, cosa mi diciamo piace tanto. una cosa che ha lati positivi e lati negativi, come dicevamo prima, nel senso da Ma una anche il rapporto parte umano sicuramente. sì, esattamente, però Però ti comprendi. metto tranquillità a me che sto facendo l'esame, perché so che se so le cose bene, se non le so, fatti miei. Vieni giudicato obiettivamente, diciamo. E del percorso specifico di lettere, ora perdonate il fatto che io sia un po' di parte. Cos'è che, vabbè, a parte cosa ti ha spinto, insomma, a fare lettere? Allora, devo essere sincera. Innanzitutto, vabbè, ammiravo il grande lavoro che i professori fanno a scuola, e in particolare la mia professoressa di italiano è stata per me la mia fonte di ispirazione in qualche modo, perché mi piaceva tanto lei, sia dal punto di vista come persona, il modo che lei aveva di porsi nei confronti dei ragazzi, perché a me piacciono le persone che fanno il loro lavoro senza troppi giri, senza, vabbè, lo sai anche tu come lei, quindi senza troppi giri, cioè quello è il loro lavoro e loro cercano di svolgerlo nel migliore dei modi, nel modo più corretto possibile. Quindi l'ho Giusto. sempre ammirata tanto e da questa ammirazione che ho avuto nei confronti di questa professoressa poi mi è derivato anche il fatto che mi sono sempre di più avvicinata anche alla sua materia, perché poi fondamentalmente per noi ragazzi è questo, cioè se a te non piace a pelle quella persona, viene automaticamente anche un rigetto nei confronti della sua materia. Sì. Invece, per me l'italiano è stato l'opposto, perché comunque cioè, vedevo talmente tanta dedizione da parte di questa professoressa che dicevo, mi sentivo in colpa a non studiare la sua materia. È Dicevo, vero, cioè, lei però si è impegna così. perché Giusto, non mi devo impegnare anch'io. E è così. Sì. quindi sì, perché comunque vedevo che faceva il suo lavoro con amore. Quindi mi sono iniziata ad interessare prima di tutto alle sue materie. Quindi è nato, diciamo, soprattutto un amore per le materie umanistiche, e da qui poi ne è derivato il fatto che ho deciso che di quelle materie umanistiche io ne volevo fare il lavoro della mia vita, e quindi la decisione di intraprendere il percorso di lettere. Che, insomma, per me sono parole bellissime quelle che stai dicendo. Io forse sono la conduttrice più sbagliata in questa diretta, guarda, perché sono proprio più di parte di me non c'è nessuno. Vabbè, e in ogni caso, quindi il percorso di lettere abbiamo capito che è per questo. Ora, del De Giorgi in sé, come scuola, come quello che hai fatto anche al di là dell'ora curriculare, insomma, no? E progetti, i pomeriggi passati a scuola, insomma, che cosa ti è rimasto? Allora, sicuramente una delle cose che mi è piaciuta di più, oltre alle cose mo, perché se non lo sottolineo il professore Rollo si arrabbia, e le ore di Giusto. religione, diciamogliela al professore Rollo che ho detto che mi sono rimaste le ore di religione. Ti ascolterò questa live, quindi stai tranquilla. E soprattutto volevo dire che oltre alla mia professoressa di italiano, per me fonte di ispirazione è stato il professore Rollo, perché se non lo Bene, diciamo si professore, arrabbia. ascolti, mi raccomando. No, comunque un'altra esperienza che mi è piaciuta tanto, che mi sa che quest'anno non si è riproposta, è stato il teatro.
Ah, sì, no, questa no, perché si fa nel pentamestre poi solitamente forse. No, io nel trimestre, in realtà. Ah, però no, quest'anno non sento. Periodo del teatro Come? settembre e ottobre. Ah, ok. No, non penso di averlo sentito. Oddio, io in quel periodo non ero a scuola, però non credo comunque. No. Comunque è un'esperienza che ho fatto per 2 anni consecutivi, il mio quarto e quinto superiore. È stata una bella esperienza perché anche là si è formato appunto la cosa che dicevo prima, il gruppo, no? Che una cosa bellissima, ho trovato degli amici, delle amicizie che continuo comunque a portarmi avanti. E oltre a questo, oltre al fatto appunto di aver fatto delle amicizie, c'è stata anche una mia crescita personale, perché mi ha aiutato il fai quest'anno ci ha bidonato, dice Ivan. Ecco, Purtroppo. ho dato lui la risposta. Guarda. Quindi diciamo che è stata anche una crescita mia personale, perché diciamo, se prima c'era un po' di timore anche nell'esprimersi di fronte, ma chi è che sta dicendo buonanotte? No, ignora. Quindi, se prima c'era diciamo, un po' di paura, no? Credo a chiunque a 17-18 anni, a quella non paura, ma più che altro quella vergogna di parlare di fronte ad altre persone, ho imparato a recitare addirittura, non solo parlare, ma recitare, quindi comunque avere in testa tutto un copione da fare, delle cose da fare, dei movimenti, tutte delle cose di fronte anche ad un pubblico magari di 40-50 persone, che non è per niente indifferente per un ragazzo che non è quello che fa nella vita. Quindi diciamo mi ha Giusto, giusto. aiutata tanto sia a livello di divertimento, perché comunque ci siamo divertiti un sacco, però anche a livello personale. Ecco, per chi non la conosce, la vuoi descrivere un po', insomma, l'iniziativa più o meno così, insomma, mi capi. Sì, veramente per le giornate del FAI di autunno si organizzava si organizzavano degli spettacoli teatrali. Io in quarto superiore, quindi 2 anni fa, siamo stati a Cerrate, che poi è una cosa bellissima, tra l'altro, il fatto che ho visto le foto di Cerrate come ora. Noi abbiamo lavorato mentre a Cerrate c'erano ancora i cantieri, quindi vedere che adesso c'è stato tutto il lavoro di ristrutturazione e dire io ho contribuito a fare questo, no? È Quindi vero. È Sì. bello vedere che comunque quello che per noi è stato alla fine anche divertimento, poi in realtà è servito a qualcosa. E praticamente facevamo questi spettacoli in quarto anno, quindi 2 anni fa, l'argomento era il sacro, e ognuno doveva dire ciò che per lui, cioè praticamente si svolgeva in parlare di se stessi, e quindi è stato un lavoro molto sulla persona. Ciò che per ognuno di noi è sacro. Lo spettacolo principalmente appunto ruotava intorno al sacro e si chiudeva poi in un ballo finale che rappresentava diciamo il sacro per eccellenza l'amore, però comunque mostrava anche le varie sfaccettature del sacro, mentre l'anno scorso abbiamo interpretato nel Castello Carlo V, nei sotterranei del Carlo V, un'opera di Shakespeare. Ed è stato molto bello perché ognuno poteva scegliere la parte che preferiva. Che E non è quindi, una no, cosa che capita solitamente in teatro, insomma. ognuno poteva scegliere, diciamo, il personaggio che secondo lui più lo rappresentava. E non c'era la cosa quello lo fa già quella persona, quello lo fa quell'altra persona. Perché in realtà potevo, per esempio, io, la mia parte era rappresentata anche da altre persone. Semplicemente ognuno si prendeva un pezzo diverso, quello che ognuno credeva magari più vicino alla propria personalità o magari il personaggio da cui si sentiva più colpito. Una cosa bellissima, cioè, non l'avevo mai sentita Sì. È personalmente, e bello perché sicuramente ti permette di interessante. esprimerti, no? In qualche Eh sì. modo, cioè, perché comunque sarebbe stato più difficile fare un personaggio che tu non senti tuo. Invece in questo modo ci è stata data la possibilità. Marco. Sì, scusate, ma mio padre, sto facendo una diretta di Scusate. E dicevo, quindi sì, è bello perché comunque è anche più facile, diciamo, entrare nel personaggio e riuscire ad interpretarlo. Io Giusto. interpretavo King Lear, abbiamo interpretato, e io ho scelto una parte proprio di Lear, del re, nel momento in cui consola la figlia, quindi mi sono messa in coppia con una mia amica che lei faceva appunto la figlia,
ed eravamo nel momento della prigionia, quindi abbiamo scelto anche un angolo che rappresentava un po' una prigione. Quindi io la consolavo. E niente, questo è stato bello. Insomma, esperienze formative Sì, e sicuramente. anche, insomma, che ti hanno lasciato qualcosa. Allora, Carla, noi siamo quasi in fine, più o meno, cioè ancora abbiamo 5 minuti. Io vorrei approfittare, per leggere un po' l'oroscopo, Vai. perché oggi è lunedì, insomma, e l'oroscopo del lunedì di Cosimo è sacro, come dicevi tu. Assolutamente. E oggi cadi a pennello perché l'oroscopo si intitola Sotto il segno dei grandi e quindi insomma per ogni segno c'è un personaggio che è stato un grande che viene consigliato. Ora il tuo segno qual è? Vai, dimmi così partiamo lì. Gemelli, faccio il compleanno tra pochi giorni. Tra pochi giorni ti daremo gli auguri. Grazie. Allora, Gemelli, guarda, ma è perfetto, è perfetto. Le Cosimo non si sbaglia mai. Allora, te lo leggo. Ancora non riuscite a capire quale sia la retta via. Ora aspetta, però, cioè, ho letto il personaggio, quello è perfetto. Non, insomma, va bene. Ancora non riuscite a capire quale sia la retta via e così andate sempre alla ricerca di una guida che vi dirigga dalla parte giusta. Ma alla fine capirete che solo voi conoscete i vostri polli. Però attenti, basta una mossa sbagliata e non saprete più distinguere i sogni dalla realtà. Il personaggio è Dante Alighieri, che Ah, è perfetto per te. sì, ci Sì. sta. Un po' ti ritrovi, che dici? Beh, sì, perché comunque capita a tutti, no? Di avere un periodo di smarrimento nella propria vita, però poi ci si ritrova sempre. Giusto, 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 giusto. Bene, allora, se volete, io volevo leggere il tuo, ne leggiamo giusto un altro, però se volete leggere tutto l'oroscopo integralmente potete andare su lecosimo.it. Peraltro mi ricordano che da domani potrete vedere anche questa diretta su YouTube. Quindi niente, nel caso in cui voi voleste rivederla, insomma, questa chiacchierata che abbiamo fatto insieme a Carla. Allora, io direi di leggere Opoxoro, che è il nuovo segno di Le Cosimo, che ci dà una ventata di aria fresca nel momento in cui il nostro segno non ci piace. E questa volta dice: siete destinati a grandi cose, non siate timidi. Il coraggio, scusate, vi è sempre distinti dalla massa ed è proprio questo coraggio che vi guiderà nelle imprese titaniche che affronterete in questa settimana. Le stelle hanno preparato i popcorn, personaggio voi stessi. Quindi, insomma, se non vi piace il vostro segno, Opoxoro è quello che fa per tutti, ecco, me l'ha detto anche lui. Niente. Quindi io direi che siamo in fine. Vorrei ringraziare Carla, anche se abbiamo avuto questo piccolo, insomma, problema, incidente di percorso con Instagram, però la chiacchierata è stata, direi, appagante, cioè nel senso mi è piaciuta, su argomenti peraltro che mi piacciono, quindi mi è Vabbè, in qualche piaciuto. modo queste esperienze, diciamo, di ex studenti dovranno pur servire a qualcuno, Esattamente, sì, ma avremo modo di risentirci anche per altre cose, altri progetti. Carla è sempre nella redazione e quindi ci continua ad aiutare anche da lontano. E quindi niente, io ti ringrazio per essere stata qui con noi e auguro a tutti una buona serata. ciao.